Quanto spende di bollette in un anno una casa in A4? Sigla! Gain On! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Gain On, un canale dedicato al mondo della casa. Qui troverete lavori in casa, recensioni per la casa, consigli per la casa e oggi voglio parlare di quanto si spende in bollette in un anno per una casa in A4, tralasciando solamente l'acqua. E quindi andremo ad analizzare i costi vivi, quelli un pochino più importanti, e quindi per il riscaldamento, per l'acqua calda sanitaria, per i fuochi, per cucinare, per gli elettrodomestici, insomma tutta quella parte un po' più pesante in termini economici, e lo farò in una maniera dettagliatissima perché ho qua una tabella di dati che guardate, dovete guardare il video fino alla fine per forza. Parto col dire che prenderò in esame l'anno 2021. Perché? Perché il 2022 è stato un anno catastrofico, ragazzi, e quindi non ha senso andare ad analizzare un anno con un mercato dell'energia così scostante, mentre nel 2021, bene o male, era in linea con gli altri anni, quindi lo prenderò come riferimento, un po' come media. La casa in questione non è la mia, è di un conoscente, di un amico, ed è una casa in A4 che funziona solo con la pompa di calore. E non quelle pompe di calore un pochino così, ma lui ha deciso di prendere il meglio del meglio del meglio. È una casa in un complesso condominiale, libera su due lati, ed è circa 80 metri quadrati calpestabili. È posto all'ultimo piano, quindi sopra di lui c'è solamente un solaio e il tetto. Sotto di lui ci sono altre persone e anche lateralmente, che li separano solamente il vano scale. La casa non ha il gas, quindi funziona solo con energia elettrica per far tutto. Ha innalzato il suo contatore elettrico perché ovviamente funzionando tutto con l'energia elettrica non riusciva a starci dentro e quindi può erogare 6 kW. E non finisce qui, perché lui ha anche un impianto fotovoltaico da 3 kW. Quindi faremo i conti di quanto spende di energia elettrica, però vedremo anche se il fotovoltaico nel suo caso ha senso. Piccolo spoiler, sì che ha senso, funziona con l'energia elettrica praticamente tutto. In più, essendo in A4, i pannelli erano già installati, quindi è una cosa in più. E questi pannelli sono anche collegati alla rete, quindi sempre in questo video vi farò vedere quanto gli ritorna dal GSE in un anno. Andiamo a vedere bene nel dettaglio. Praticamente qua vedrete tutti i mesi dell'anno. Qua ci sono le varie fasce, F1, F2, F3. Il totale consumato di kilowattora in questo mese, quanto ha pagato in bolletta e quanto costa un singolo kilowattora. Fate presto a capire come calcolare questo dato. Dovrete prendere la vostra bolletta dell'energia elettrica e dividerla per il consumo, quanti kilowattora avete consumato. E per fare un calcolo un pochino più preciso bisognerebbe togliere anche il canone, che per ora è ancora in bolletta. Quindi vedete che a gennaio ha speso 79 euro, febbraio 53, marzo 43, aprile 38, maggio 38 e così via, giugno 34. Vedete che poco alla volta si va un pochettino a scalare. Giugno 34, luglio 38, agosto 39, perché lui con la pompa di calore raffresca anche casa, quindi il consumo un pochettino aumenta. Difatti si vede che dalla rete ne prende un pelo di più. E poi i pannelli fotovoltaici sono più performanti a maggio-giugno. Quando fa troppo caldo i pannelli rendono un po' di meno. Comunque continuiamo, 39, a settembre visto che si cala un pochettino, 37 euro, ottobre 39 si comincia un pochino a scaldare, novembre 50 e dicembre 67. E di lato vedete che appunto dicembre, consumando la rete 418 kWh, il costo di un singolo kilowattora è 0,16. Avete visto quanto varia il prezzo di un singolo kilowattora mese dopo mese? Perché ne ho già parlato in un video, anzi se volete andare a vederlo vi lascio il link qua sopra e anche alla fine nelle schede finali. La bolletta elettrica è divisa in tre componenti: parte fissa, parte variabile e componente energia. La componente fissa c'è a prescindere e sono tutti quei costi fissi di spacciamento, trasporto, energia, che si pagano comunque a prescindere dal consumo. Quello variabile invece è calcolato anche in base a quanti kilowattora si sono consumati in quel mese,
e la componente energia e quanto costa un singolo kilowattora. Quindi consumando più energia elettrica, alla fine andremo a spalmare questi kilowattora sui costi fissi. E quindi alla fine viene che un kilowattora consumato, non so, a gennaio, quando i pannelli non producono, viene a costare di meno rispetto ad agosto, ad esempio, che praticamente tutto il fabbisogno energetico è garantito dai pannelli fotovoltaici. Ma facendo una media, vediamo che il costo di un singolo kilowattora annuale è 0,22 euro al kilowattora. Bei tempi, Adesso non costa più così. In sintesi, in un anno ha speso per la bolletta elettrica, che è l'unica perché il gas non ce l'ha, vabbè, tralasciando l'acqua, 561,79 euro. Passando al grafico più in basso, vediamo invece la produzione del fotovoltaico, che ricordiamo ha montato un 3 kW di potenza senza batteria. E se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al mio canale. Vi farò vedere un sacco di video utili per la casa che davvero 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 vi torneranno utili in futuro. Allora scendiamo un attimino, spero che si veda abbastanza bene. Nel caso potete anche zoomare così sul vostro cellulare, che vi fa vedere in modo un pochino più dettagliato il grafico. Comunque sia, qui si vedono ancora i mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e così via, le varie fasce. Questo 29, se lo vedete bene, 29, 80, 137, sono i kilowattora immessi in rete e quindi che verranno pagati poi dal GSE, mentre questa è la quota di produzione dei pannelli fotovoltaici. Quindi si vede che a gennaio ha prodotto 113 kilowattora, non tantissimo, ma è normale così. Si va poi a giugno, 505, e poco alla volta vedete che cominciano a produrre un po' di meno a settembre, un po' di meno a ottobre, novembre, fino ad arrivare a dicembre che ne produce solamente 104. In totale però ha immesso in rete 1934 kilowattora in un anno e il suo impianto ne ha prodotti 3659. Ok, e ora passiamo alla parte più succosa del video, che ho censurato apposta mettendo qui il cellulare perché sennò vi facevo gli spoiler. Allora, cosa abbiamo qua? In un anno l'abitazione ha consumato 4286 kilowattora, prodotti 3659, il grafico che abbiamo visto qui. Immessa 1934 kilowattora, il dato che abbiamo visto qui. Autoconsumata 1725 kilowattora e prelevata, quindi dalla rete esterna, 2561 kilowattora, che abbiamo visto in questo grafico, vedete? Che era la somma di tutte le bollette mese per mese. Ed era di 561,79 euro. Ma noi abbiamo anche immesso energia elettrica in rete e questa verrà pagata. E il rimborso GSE è pari a 317 euro per 1934 kilowattora immessi. Quindi vabbè, capite che vi pagano una cicca, sono 0,16 euro al kilowattora quello che vi paga. E in futuro forse vi pagheranno anche di meno, perché dovrebbe esserci il ritiro dedicato, è una nuova riforma che vogliono fare. Non si è ancora ben capito, ma sappiate che molto probabilmente andrà a sfavore di chi l'impianto lo installa. Comunque sia, sottraiamo quello che ci rimborsa il GSE con quello che abbiamo consumato. Quindi la spesa presa dall'ente esterno, dall'energia elettrica esterna, dal contatore, ammonta a 561,79 centesimi. Il GSE vi rimborsa 317,87 euro. E quindi, a conti fatti, quello che spendete realmente in un anno sono i 243,92 euro. Bene, e ho fatto i conti della serva su quanto spende una casa in A4 per un anno di consumo elettrico. Pensavate di più? Pensavate di meno? Però c'è una piccola nota dolente. Adesso,
se guardate in giro, una casa di questa tipologia, quindi una casa in A4 con il meglio del meglio del meglio che si può trovare sul mercato, è difficile trovarla sotto i 300.000 euro. Quindi si paga un botto la casa, però di contro le spese per mantenerla, per scaldarsi, sono davvero ridicole. Cosa ne pensate? È meglio prendersi una casa vecchia o una casa nuova? Quasi potrei farci un video. Vabbè, con questo è tutto. Vi lascio qui un video interessante che ho fatto un po' di tempo fa. Fa vedere l'effettiva convenienza di un impianto fotovoltaico installato a posteriori dalla casa. Con questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!